tutta la cosa è nata perché dopo il 25 luglio la facoltà di medicina di Modena ha fatto un ordine del giorno contro il fascismo, un po' tardi, ma evidentemente gli italiani non sono degli eroi. Dopodiché a Modena, dopo l'8 settembre, è venuto come posso dire, un'ala molto intransigente del partito fascista che aveva un giornale che ha fatto una serie di attacchi contro mio padre, fino a che mio padre è stato arrestato dalle Brigate Nere nell'ottobre del 43. Dopodiché, dopo 15 giorni, il comando tedesco ha liberato mio padre dicendo la frase che il capo della SS, bisogna dire cose come stanno, in Italia che si chiamava Wolf, disse che ha studiato in Germania, mio padre ha studiato a Lipsia, non può essere nemico della Germania, e allora l'hanno liberato. Una settimana dopo le Brigate Nere sono venute a casa nostra e ci hanno di nuovo arrestato. Allora nuovamente è intervenuto il comando tedesco, il fratello di mia madre parlava benissimo il tedesco e l'hanno liberato una seconda volta. E finalmente, tornato a casa, avevamo, non dico gli ordini, ma di non frequentare molta gente. Le sole persone che ci hanno frequentato regolarmente sono degli amici dei miei genitori, che erano il marchese Montecuccoli e sua moglie, che avevano la campagna vicino a noi. Suo padre quindi era un antifascista, Era? un antifascista. Sì. No, Non ha mai stato iscritto al partito fascista, perciò. che io sappia no. Quindi dal punto di vista, diciamo, culturale, che idee aveva? Cioè, non era aderente al fascismo, questo l'abbiamo capito, però aveva qualche idea, era repubblicano, era liberale, cioè che idee aveva? Oscillava tra il socialismo e i liberali. Quindi è stato anche durante il fascismo, ha avuto dei problemi con il fascismo. Sì, non molti, perché devo dire che il ministro della pubblica istruzione, che si chiamava Bottai, pur essendo fascista, è un uomo di una certa cultura e quindi ha mandato a chiamare mio padre e gli ha detto: si iscriva al partito fascista perché così noi riusciamo a salvarla. Si Okay. E lui non si è iscritto? Si è è iscritto? iscritto l'ultimo anno. Quindi diciamo voi non avete avuto nessun problema con le leggi razziali del No, 38? non ci riguardavano. Avete sentito anche voi le conseguenze negative della guerra sulla vostra famiglia? Penso di sì, io ho 10 anni, non me ne rendo molto conto. In principio eravamo protetti dal fatto che avevamo una grande casa in campagna e che i tedeschi avevano messo degli ufficiali nelle varie case e quindi i fascisti non avevano il coraggio di opporsi alla Wehrmacht, cioè all'esercito tedesco. Poi a un certo punto i tedeschi sono andati via, quindi siamo rimasti soli. E in quel momento il signor Poli, che era un malato di mio padre, ci ha accolto per 3 o 4 giorni a casa loro a medicina. Poi io sono rimasto giù perché mi sono ammalato e dopodiché, dopo 10-12 giorni, siamo andati a Bologna, prima in casa di questo signor Poli, in una via che si chiama Orfeo. Sì. Possiamo ripercorrere questi A spostamenti. A medicina? medicina da Poli, Sì, Raffaele, che era un paziente di mio padre. che conosceva Io mi suo sono padre. ammalato, siamo rimasti a medicina 7-8 giorni. Dopo, da medicina siete andati a Bologna, Sì, via in Orfeo. questa casa sempre di Poli. Sì. Ci sono altre persone che vi hanno aiutato in questi spostamenti? Lei non si ricorda? Solo il signor Poli. Cioè, signor Poli. Comunque lei era nascosto in un appartamento e suo padre da un'altra parte. No, in principio eravamo tutti insieme. Dopodiché, nel mio ricordo, dopo l'8 settembre, sarà stato ottobre-novembre, siamo andati in via Guido Reni e mio padre dopo un mese è stato prima difeso da Lüttichau,
c'erano due fratelli di Sassoni che avevano questa casa di cura a Bologna e poi da lì è andato in provincia di Rovigo a Canda, da Ludovico Anonimo Cenigo, la famiglia Mocenigo, e poi dopo è tornato a Bologna, in parte di nuovo a Villa Bellombra, in parte in via Guido Reni. Tutti questi mesi che ha fatto nascosto praticamente, senza Non si è uscire mai mai, uscito di mai casa. uscito per quanti mesi? Dall'agosto del 43 fino all'aprile del 45? Fino al 25 aprile del 45, quando gli americani sono entrati a Bologna. Tutti questi mesi cosa, tutto il giorno come la passavate? Lei ha dovuto interrompere di studiare, suppongo. Studiavamo, Studiavate. io facevo la seconda liceo e mio fratello faceva la quinta ginnasio. Ci hanno fornito dei libri e abbiamo studiato. Ma io suppongo che qualcuno vi portasse da mangiare il cibo, no? Avevamo una donna di servizio che ha voluto venire con noi, che era della provincia di Bologna e che si chiamava Amedea Puccetti. Era in casa nostra da 20 anni e quando a un certo punto mi ha chiesto se aveva paura, ho detto tanta, ma la signora mi ha detto di non aver paura e io non ce l'ho. E quando siete usciti di casa per la prima volta, cioè il 21 aprile, quando sono entrati a Bologna gli americani e i polacchi, il 21, qualcuno vi ha avvisato o ve ne siete accorti da soli che erano arrivati gli americani, che eravate liberi? Abbiamo sentito durante gli ultimi giorni che le cannonate erano diventate più vicine perché l'ottava armata aveva sfondato il fronte della linea gotica e dopodiché durante la notte abbiamo sentito il movimento dei tedeschi che pensavamo che se ne andassero ed era così, sentivo i carri armati e la mattina abbiamo visto arrivare gli americani. Se dovesse dire quello che si ricorda maggiormente, il ricordo prevalente, più importante, cosa direbbe? Quello del periodo della sua giovinezza che ha passato in questo modo avventuroso, È stato un diciamo. periodo sì, difficile, anche perché non potevamo uscire, eravamo chiusi in casa, quindi non avevamo molte possibilità. La sua storia non l'ha mai raccontata o scritta a qualcuno? Non ho mai pensato che fosse importante raccontarla? Penso che la nostra sia simile a quella di moltissima altra gente.